Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per Di Tutto Un Po'. Oggi vi volevo fare un focus, perché me l'avete chiesto in parecchi, vi volevo fare un focus sulle, diciamo, sui trucchetti, tra virgolette, da usare per andare a risparmiare la batteria di iPhone X o X, o come preferite chiamarlo voi. Chiaramente sono dei trucchi che possono essere utilizzati anche per tutti gli altri iPhone, a parte uno che è, diciamo, è esclusivo come trucco per iPhone X, però a parte questo tutti questi trucchi li potete riutilizzare anche per tutti gli altri iPhone e anche gli iPad, alcuni anche per gli iPad. Ve li segnalo. Quindi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate del video, aspettate la sigla e vi smostro come risparmiare la batteria per iPhone X. Eccoci qua ragazzi, di ritorno. Allora, come andare a migliorare la batteria dei nostri dispositivi iOS? Nello specifico iPhone X o X o come preferite. Allora, iniziamo dalla cosa più banale, e cioè le notifiche. Io ragazzi inserisco le notifiche, e quindi vado su impostazioni, quindi nella sezione notifiche. Praticamente voi vedrete tutte le notifiche delle vostre app come sono settate. Io le disattivo tutte ragazzi, lascio attive solo le notifiche per le app che mi servono, ad esempio l'app della banca, perché mi arriva il messaggio per poter fare la transazione, oppure le app appunto dei social, Twitter, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, quello che preferite, io quelle le lascio attive. Tutto il resto, se non mi serve, lo disattivo le notifiche ragazzi, perché le notifiche vanno a drenare batteria. E insieme alle notifiche vi segnalo le app in background. Di nuovo, disattivo ragazzi tutte le app in background che non mi servono. Lascio solo quelle che so che nel background mi potrebbero servire. Ad esempio, Spotify mi serve nel background perché io magari a display spento ascolto comunque la musica, e quindi il background per Spotify mi serve. Vase, io uso come navigazione molto Vase. Vase è un'altra app che lascio in background. WhatsApp, Twitter, come vi dicevo, cerco di capire quali sono le app che io mi servono e quindi le vado o meno ad attivare nel background. E questo è molto importante, perché il background prosciuga parecchia batteria ragazzi. Altra caratteristica per risparmiare batteria, che è specifica però questa solo per i display AMOLED, quindi solo al momento per iPhone X, è applicare, vedete, è applicare uno sfondo nero all'interfaccia. Applicando questo sfondo nero, dato che il nero equivale a un pixel spento nei display AMOLED, questo ci dà un enorme vantaggio. Perché? Perché avremo un drenaggio di batteria molto inferiore. E però certo, funziona soltanto per i display AMOLED questa, diciamo, questa peculiarità. Mi stupisco che Apple nel suo software non abbia inserito una dark mode effettiva per iPhone X, perché forse ci poteva stare bene, e non è detto che non la vedremo magari in iOS 12. Poi un altro modo per risparmiare batteria, è altrettanto questo banale, è disattivare il wifi e il bluetooth. Però ragazzi, non lo disattivate dal centro di controllo, perché se voi disattivate il wifi e il bluetooth dal centro di controllo, in realtà non si disattiverà. Quindi vi consiglio di andarlo a disattivare direttamente da impostazioni. In quel modo lo disattiverete effettivamente, perché dal panel di controllo Apple non fa più disattivare, lo scollega magari dalla rete che voi avete attaccato in quel momento, ma non disattiverà l'antenna Wi-Fi. Mi raccomando, è importante. Vi suggerisco, se volete continuare sempre come altra procedura per abbassare i consumi del dispositivo, di andare in impostazioni e andare a disattivare la luminosità automatica. Settatela a un pochettino più bassa della metà potenza e poi, se vi serve, la aumentate o la diminuirete voi a piacimento. Certo, io ad esempio, è una funzione che ad esempio lascio attiva, quindi io mi tengo la luminosità automatica, perché
preferisco, perché comunque funziona molto bene, e preferisco non doverla settare io ogni volta. Però se volete risparmiare batteria, è un altro modo per andare ulteriormente a risparmiare batteria, ragazzi. Un altro modo per risparmiare batteria, sempre in impostazioni accessibilità, è andare ad attivare il riduci movimento. Il riduci movimento diminuirà il carico sul processore, perché andrete a perdere alcuni appunto movimenti di interfaccia del dispositivo, e quindi di nuovo meno carico per il processore, quindi meno consumo di batteria. Un'altra funzione molto importante che vi suggerisco di, però ve la segnalo che non è facile metterci le mani se siete dei novizi, quindi vi consiglio di capire dove state mettendo le mani prima di tutto, è la localizzazione. Andiamo nel menu di localizzazione, noi avremo una lista di app che utilizzano il GPS sostanzialmente. Io vi suggerisco di settare tutte le app come in uso, quindi userete il GPS solo che se voi accederete a quell'app, perché molte app di default, ve lo segnalo, usano il GPS sempre, e questo prosciuga la batteria, tipo il meteo ad esempio. Quindi vi suggerisco di metterlo appunto solo in uso dell'app. È chiaro, se lo metterete solo quando userete l'app, quando andrete nelle notizie, nella sezione notifiche, è chiaro, non vedrete più il meteo che si aggiorna, perché proprio perché sarà disattivata quella funzione. È una scelta, ragazzi. Io lo tengo attivo solo per il meteo, tutto il resto tengo disattivo, cioè non è che è disattivo, solo quando uso l'app si attiva, ok? Un'altra funzione che la trovate sempre nel sistema di localizzazione, nel menu di localizzazione dell'iPhone, sono i servizi di sistema. Disattivare alcuni di questi servizi, io vi faccio vedere appunto dalla slide che vedete, sono quelli che io disattivo solitamente, ma li andiamo a vedere insieme, perché appunto è una parte abbastanza delicata, quindi ci dovete stare attenti quando lo fate. Localizzazione, andiamo su appunto servizi di sistema. Ad esempio, io disattivo Apple AD da posizione, perché sono sistemi che usa Apple anche per la pubblicità, per queste cose. Io disattivo avvisi da posizione, uguale, sono avvisi che voi ricevete, magari siete vicino a una cosa, potreste ricevere gli avvisi con alcuni sistemi. Io questo lo disattivo perché consumano batteria e consumano GPS, cose del genere. Calibrazione della bussola, dato che uso molto nella navigazione, la tengo attiva. Calibrazione movimento, uguale, perché lo uso spesso anche come contapazzi, quindi questo mi serve. Condividi la mia posizione, lo tengo attivo, mi fa piacere, però volendo disattivatela se volete risparmiare batteria. HomeKit, se non avete sistemi HomeKit in casa, quindi di domotica che usate con il cellulare, potete disattivarla, è inutile tenerla attiva se non ce l'avete. Il fuso orario, allora, se viaggiate molto all'estero lasciatela attiva, perché vi adeguerà il fuso orario in automatico, altrimenti la disattivate e andrete a modificarlo voi quando vi servirà. È una scelta vostra, io lo tengo attivo perché viaggio spesso, quindi lo tengo attivo. Chiaramente rete wifi serve, lasciatelo attivo. Ricerca rete cellulare, chiaro, dovete lasciarlo attivo, altrimenti non vi logga. SOS emergenze, lo lascio attivo. Potreste disattivarlo, ma non è che drena molta batteria questa componente. Suggerimenti da posizione, un'altra cosa che io disattivo per risparmiare batteria. Trova il mio iPhone, chiaramente lo lascio attivo. Posizioni rilevanti, potreste anche disattivarlo, ragazzi. Lui va a salvare tutte le posizioni dove siete stati e li usa sempre per i suoi sistemi, per la virtual machine, il machine learning. Ragazzi, potreste anche disattivarli, risparmiate batteria. E tutto il resto, analisi di iPhone, itinerari di traffico, popolari vicino a me, migliora le mappe. Disattivo tutto, non mi serve, ragazzi. E icona barra di stato l'attivo in modo da vedere sempre quando effettivamente il GPS è attivo.
Questi ragazzi sono delle piccole accortezze, se voi le utilizzate riuscirete a migliorare tanto le prestazioni di batteria dei vostri iPhone. Alcune sono più complicate da attivare, quindi come vi dicevo, quella della parte della localizzazione dei servizi di sistema, state attenti quando ci mettete le mani, ma se usate la base che vi ho mostrato state abbastanza tranquilli, non avete problemi. Se avete problemi magari riattivatela, perché evidentemente voi usavate alcune di quelle funzioni e quindi vi servono attive. Per il resto ragazzi, mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, aiutatemi a crescere come canale, iscrivetevi al canale e attivate la tendina delle notifiche. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi e se magari avete altri voi metodi per andare a risparmiare batteria. E chiaramente tenere il dispositivo spento non è un metodo, ve lo ricordo. E quindi noi ci vediamo la prossima volta per un altro video. Ciao a tutti ragazzi.